Bentornato su Gossip in the News. Non si sa che cosa dire, si parla del patto sociale. Si fa il patto sociale e si risolve il problema con il patto sociale. Ti ho ascoltato, per favore. Prego. Patto sociale. Sì. Allora, c'è un solo sistema per fermare la criminalità. Mettere in galera i criminali. Boh. Non ce n'è un altro. Certo. Non ce n'è il patto sociale, facciamo l'assemblea di condominio dove parliamo con quelli che sono disagiati. No. Chi commette un reato deve stare in galera. E per far sì che sia in galera, la pena, mi perdoni, scontare Luca, la pena. Sì, ma infatti ma l'amnistia, però Luca, insomma, capisco che ti agiti un po', ma quando non mi agito, si va al però sodo, ci sono i questori e non alla chiacchiera. Portare... Fammi finire, sono stato ad ascoltarvi finora. Perdonami, ho ascoltato tutti, anche le sciocchezze, e ne ho sentite tante, a cominciare dal fatto che tue. Improvvisamente non si agiti i Malpezzi, mi perdoni. Stavo agitando. Che improvvisamente ci sono i bambini in galera. Allora, Associazione Antigone, non so se sapete, certo, che cos'è. L'Associazione Antigone si occupa dei detenuti, così via. Sapete quanti erano i bambini in galera nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018, quando governava Renzi e Gentiloni? 50, 57, 52, no. Ma quelli non li raccontano. Allora, no. No, allora, però io sono 57, noi, glieli faccio vedere dopo. Ma mi faccia finire, che io ho ascoltato le sue. Sì, ma mi bugie. Dice che mi agito quando io. No, ma lei si agita perché smentisco con i dati. Perché io parlo con i dati, parliamo non con le chiacchiere. Parliamo della legge sui bambini. I dati sono questi. Parliamo della legge. Purtroppo parliamo della legge, certo, e parliamo di che cosa succede in Italia. Sapete, stamattina mi sono dedicato, ho fatto una piccola ricerca perché. Francamente tutte le volte no, si parla, no, ma è una percezione il problema della sicurezza. Ho preso il Corriere della Sera, le edizioni locali del Corriere della Sera. E allora andate, a Roma c'è l'intervista alla donna che avete fatto vedere voi e, come ci hanno raccontato, era un marocchino che non doveva stare in Italia. Poi, a Firenze, un pensionato di 91 anni è uscito dal coma dopo essere stato aggredito da una irregolare romena. Poi, invece, a Verona, sì, ve la racconto, sì, perché voi non le vedete le cose, le io le vedo, io le vedo, voi non le vedete, ve le racconto. Sono entrati in casa a rubare a Verona, traditi dal video tunisino. Incredibile. Un altro è fuggito dopo aver violentato, sfregiato e rapinato una massaggiatrice. Questo qui invece era marocchino. Poi sta puntando un il turista sfregiato a Mestre. Del Pietro sta puntando il dito. Bisogna invitare Piantedosi. Scusate, hai ragione. Posso hai arrivare ragione. Al dunque? Sì, no, ministro parli. Scusa, no, scusa, arrivo al dunque. Allora, arriviamo a finire. Sono arrivato alla fine, tanto. Siccome a Mestre, turista sfregiato al volto con un coccio di vetro da un altro che non doveva stare qui, un nordafricano. Okay. Quindi... Benissimo. Cosa hanno fatto in questi giorni? Allora, sempre a Venezia, mentre è successo tutto questo, è successo che hanno ammazzato uno, hanno sfregiato un altro e così via, cosa hanno fatto? La manifestazione contro il decreto sicurezza. Vi spiego una cosa. Se non stanno in galera i criminali è perché la magistratura non ce li lascia, perché hanno fatto gli indulti e perché hanno fatto le amnistie. Non c'entra, non c'entra. Tu puoi, caro Sommi, puoi arrestare chi vuoi, puoi mandare, mandare Superman al Viminale, ma se dopo che la polizia, fammi finire, ha arrestato le persone e i giudici li rimettono fuori, saranno sempre i criminali, saranno sempre fuori. Basta! Io do ragione. Smettetela di prendere in giro la gente. No, gli arresti li dispone la magistratura, ma voi applaudite sempre la magistratura e sperate che un ex ministro dell'interno sia condannato perché ha fermato degli immigrati. Che sono siete voi che alimentate la criminalità. Che roba! Bel Pietro, io segnalo che è due anni che sta governando la destra, sì, e non ha risolto ma uno ho detto di questi voi avete governato per vent'anni e avete fatto danni. Avete fatto tanti danni e questi sono i danni che sopportiamo, sopportano gli italiani. Prego. Quindi vadano a casa se in due anni non sono riusciti. No, andate a casa niente. Voi perché non ne possiamo più. Non ne può più l'Italia. Sta
tanto è vero che volete dare la cittadinanza agli immigrati perché non riuscite a farli votare dagli italiani. Voglio dare la cittadinanza ai bambini che sono nati in Italia. Volete ridurre e dare la cittadinanza agli immigrati perché non vi vota più nessuno. Voglio dare la cittadinanza ai bambini che hanno background migratori. Sì, sono gli stessi bambini che voi dite che stanno in galera. Dei loro genitori, non si può far così. Dai. Lei lo è molto. Rompete il coglione ai telespettatori, dai.